Terza e penultima puntata della serie dedicata alla costruzione della libreria con cassetti. Intanto, bentornati e bentrovati qui sul canale YouTube di Legnolab, l'unico magazine italiano dedicato alla lavorazione del legno. Ci trovate in edicola e in abbonamento. Prima di cominciare, breve riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo preparato il materiale, realizzato gli incastri tra gli elementi verticali e quelli orizzontali e completato i due telai della libreria, ovvero delle strutture verticali di sostegno con tanto di tiranti interni. Mancano ancora i fianchi dei ripiani, che come abbiamo visto più volte sono sostanzialmente delle scatole chiuse su quattro lati che servono per l'inserimento dei cassetti. Adesso sigla e poi torniamo ad accendere i macchinari. Dovendo chiudere le casse, sono tornato a lavorare il pannello multistrato di betulla da 15 mm, facendo molta attenzione a come disporre la venatura, che non ho collocato lungo l'asse maggiore, bensì lungo quello minore. In questo modo ho ottenuto una certa continuità nel passaggio tra le superfici orizzontali e quelle verticali. Poi le strisce preparate in questo modo, ovvero traverso vena, le ho troncate con l'aiuto della lunetta presente sulla guida del carro. E questi sono i sei pezzi. Vedete, la venatura è disposta lungo l'asse minore. Poi ho spostato la sega da 90 a 45 gradi per le giunzioni d'angolo e con un pezzo di scarto ho fatto le tarature in modo che la lama cadesse esattamente sullo spigolo. Servono un paio di prove almeno. Questo perché se la lama mangiasse di più, poi tutti i pezzi diventerebbero automaticamente tutti più stretti della misura programmata. Trovata l'impostazione, sono passato a tagliare tutte le prime coste dei sei pezzi. Spingi pezzo e qui mi vedete compiere un'operazione piuttosto discutibile per alcuni. Vedete, prelevo il listello di scarto man mano che si stacca dal pezzo di partenza. In realtà è un'operazione che concerne la mia sicurezza. Il listello staccandosi potrebbe cadere nella feritoia che si trova tra la lama e il carro della macchina e, data la sua sezione che è triangolare, si potrebbe incastrare o, peggio ancora, potrebbe essere spinto all'indietro o spezzato e ovviamente potrebbe colpire il sottoscritto. Andiamo avanti. Eseguita la prima serie di tagli, ho fatto la seconda sul lato opposto rispetto al primo. In questi casi io uso alzare il materiale con un pannelletto di sacrificio, così che il taglio appena eseguito batta sul pieno dell'alluminio e non si infili tra la base della guida e il piano, incastrandosi sostanzialmente. Anche qui un po' di prove. E poi con il primo taglio si sega tanto il pezzo quanto la tavoletta di supporto. Qui vedete, sono stato fortunato, lo scarto è stato spinto indietro, ma non ha creato problemi. Eseguito il primo taglio, sono passato al resto del lavoro. Un po' di fatica per separare i due pezzi, in genere uso un nastro di adesivo piuttosto forte, proprio per evitare che il materiale non si possa spostare in modo improvviso mentre sto usando la sega circolare. E di nuovo un taglio con il recupero del listello. Da questa inquadratura si capisce meglio la distanza tra le mani e la lama. Stessa operazione, taglio a 45 gradi sulle teste dei ripiani. Notate che la battuta si trova contro la guida. Questo perché i ripiani hanno due misure, X, il primo e il secondo, e un X maggiorata, quindi più lungo, il terzo ripiano. Utilizzando la lunetta sulla mia sinistra, ovvero sulla destra dello schermo, avrei dovuto fare due impostazioni. Invece, mandando a battuta i pezzi contro la riga, anzi contro quello spessore, ottengo tutti i tagli nella medesima posizione. Per le giunzioni d'angolo ho scelto il lamello, veloce,
ma soprattutto mi consente un po' di traslazione laterale per eventuali aggiustamenti. Prima ho lavorato tutti i pezzi piccoli, devo dire che questo banco e i suoi pressori verticali sono veramente comodi, basta ruotarli per aggiornarne le possibilità, vedete sono passato al pezzo grande. Ho disposto 4 lamelli per ogni giunzione in modo da ottenere un'unione molto robusta. Ovviamente, anche se non l'ho fatto vedere, ho preso le misure sia sui pezzi lunghi che sui pezzi corti per collocare i lamelli tutti nelle medesime posizioni per creare le cosiddette corrispondenze. Prima di chiudere le casse, verniciatura, levigatura, mano di fondo, seconda levigatura e due mani di prodotto di finitura, è una vernice all'acqua 10 gloss. Questo è lo scalo di incollaggio. Come sapete, preferisco avere sempre tutto a portata di mano. Quindi pezzi, sistemi di giunzione, collante e strettoi, che in questo caso non vedremo perché uso le cinghie. Cominciato inserendo i lamelli nelle loro sedi all'interno dei pezzi piccoli, in modo che poi in fase di incollaggio non potessero muoversi. Poi ho distribuito la colla su tutte le facce, anche quelle dei pezzi corti, e ho cominciato il vero e proprio assemblaggio. Prima i due fianchi, aiutandomi con il mazzuolo. Qui vedete colpisco il pezzo lateralmente per allinearlo e poi sul fianco per infilare i lamelli in sede. In genere per infilare questi pezzi mi faccio aiutare, ma qui ero solo e ho dovuto cavarmela in qualche modo. Di nuovo il mazzuolo e poi ho provveduto a chiudere, non con gli strettoi, dicevo, ma con queste cinghie dotate di un sistema di carico in metallo. Vedete, lo isolo dal pannello per evitare che me lo possa rovinare. Sempre con lo scopo di proteggere gli spigoli questa volta della cassa, ho inserito questi angolari in plastica. Li trovo nella differenziata del mio fornitore di legnami e servono a proteggere i pacchi di pannelli dalle regge in acciaio che li chiudono, quindi esattamente come sto facendo io. Questi due pannelletti che inserisco servono per recuperare la forma iniziale, la forma corretta dello scaffale. Questo perché le cinghie fanno flettere i pannelli, chiudendoli verso l'interno e aprendo contemporaneamente gli angoli verso l'esterno. Terminato l'incollaggio, ho proceduto con la finitura anche sull'esterno. Fondo, levigatura e poi infine finitura. Due mani sulle facce piane e tre sulle coste che bevono di più. Stesso identico trattamento per le parti in massello. E finalmente l'assemblaggio. Dispongo tutto sul mio piano che, a dispetto dell'apparenza, è veramente un piano planare, praticamente è un super sandwich in multistrato. Prima di infilare i montanti in sede, rivesto tutte le superfici con del sapone per evitare che la vernice faccia da collante. E poi delicatamente comincio l'assemblaggio. Vedete, sono passato a un mazzuolo diverso. Questo è di gomma più morbida ed è bianco, quindi adatto alle superfici verniciate. Non ho chiuso completamente i montanti, ho lasciato spazio per l'inserimento dei traversini, quelli superiori dotati di fresatura e quelli inferiori dotati di piedino d'appoggio. E poi un poco alla volta ho completato la chiusura. Per prime ho inserito le barre filettate che si trovano all'estremità della libreria, quindi sulle base e sul top. E le ho anche serrate, così da lavorare già da subito con una struttura rigida. Un po' più complicato l'inserimento degli altri elementi. In particolare i tubicini di alluminio che coprono la filettatura. Non sono comodi per raggiungere quegli spazi, neanche la centratura, però sono necessari per evitare che le filettature possano rovinare i cassetti. Per
di nuovo qualche giro di chiave a tubo e praticamente la libreria è pronta. Ancora una volta la sollevo facendo pressione sulle gambe, esperimento che è riuscito con tre montanti, quindi non vedo perché non debba riuscire con tutti e quattro. E questo, diciamo che in genere è il momento dell'osservazione finale. Guardate, addirittura mi sono dedicato ad eliminare i residui di sapone che sono scivolati sulle mensole. Gli incastri, vedete, sono completamente nascosti. In pratica sembra che i montanti miracolosamente attraversino i ripiani. Sono leggermente aggettanti sul fronte. Questo è il retro e sostanzialmente la struttura è molto pulita, molto lineare, leggera, quindi adatta ad ambienti piccoli che richiedono mobili piuttosto luminosi. Fine della terza parte della serie dedicata alla costruzione della libreria con cassetti. Puntata più leggera, più breve dei primi due video, meno lavorazioni e meno complesse, però come vedete qualche trucco, qualche finezza cerchiamo sempre di inserirla. Per i più fanatici, amanti della lavorazione del legno, non vi preoccupate perché ci rifaremo con il quarto e ultimo video della serie in cui vi mostrerò la costruzione dei cassetti, ma soprattutto vi mostrerò un mio errore di progettazione e anche il modo in cui vi ho posto rimedio. Quindi se siete curiosi, se proprio volete vedere come va a finire, il consiglio è sempre quello. 1. Iscrivetevi al canale YouTube di Legno Lab. 2. Spuntate la campanella degli avvisi così saprete quando pubblicheremo il quarto video di questa serie, ma anche tutti quelli successivi. E poi un poco di pazienza perché noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video tutorial.